Appassionato di sport, benvenuto a questa nuova puntata del Club dello Sport. Oggi parleremo di calcio e poi parleremo di tennis in chiusura, ma partiamo dal calcio. Il campionato di Serie A è ormai arrivato alle ultime 4 giornate, che per il Crotone significa sprint salvezza. In questo momento il Crotone, grazie agli ultimi risultati, il pari contro la Juventus e soprattutto la bella vittoria al Friuli contro alla Lace Arena contro l'Udinese, hanno dato, diciamo, al Crotone quei punti per uscire momentaneamente dalla zona salvezza. Ma ci sono adesso alle porte 2 partite davvero decisive. La prima in casa contro il Sassuolo, all'uscita si gioca alle 12:30 e poi si giocherà lo scontro diretto, un altro scontro diretto al Bentegodi di Verona la settimana prossima contro il Chievo. 2 partite davvero decisive se si considera che poi il Crotone dovrà affrontare prima in casa la Lazio e poi dovrà andare a Napoli contro una squadra che potrebbe giocarsi anche all'ultima giornata lo scudetto. L'abbiamo visto anche in queste ultime giornate, come lo sprint fra Juventus e Napoli può arrivare anche all'ultima giornata senza aver decretato prima un vincitore. E questo significa che per il Crotone è indispensabile fare punti adesso, a partire dal match contro il Sassuolo, con la società che ha deciso di abbassare i prezzi all'uscita, proprio per permettere al pubblico di non mancare a questo appuntamento, che, ricordiamo, si giocherà alle 12:30. Stiamo preparando con molta attenzione questa partita perché è una partita molto importante per noi, come tutti gli altri, ma arriveremo domenica meglio preparati per questa partita. Il Sassuolo è un avversario molto, molto difficile da affrontare, che ha fatto, se non mi sbaglio, 7-8 risultati positivi da fila e sta facendo una cosa interessante. Ma noi pensiamo solo a noi, prepariamo nella migliore maniera, per arrivare a fare la nostra partita, portare a punto, perché abbiamo bisogno di fare questo e pensiamo solo a noi. È importante sempre quel sostegno dei tifosi che abbiamo sempre, giocando la sfida danno una forza in più, qualcosa in più, e è importante per noi che domenica, in presenza dei nostri tifosi, davanti a loro, diventiamo più forti come sempre e speriamo di fare una bella partita noi con i tifosi insieme. Dalla Serie A ci spostiamo alla Lega Pro e non poteva non avere ripercussioni forti, possiamo dire, il derby fra Cosenza e Rende la scorsa settimana. Un 3-0 storico per il Rende, un pesante KO per il Cosenza che adesso deve ricucire lo strappo, soprattutto con l'ambiente, con la tifoseria, fra società, giocatori e tifoseria, appunto. E domenica scorsa davvero un dramma sportivo, possiamo chiamarlo, ovviamente quello dei giocatori della Cosenza è da contraltare, fa la soddisfazione dei giocatori, dei tifosi del Rende che hanno ottenuto una vittoria davvero storica, un Rende che ormai come dire, ha centrato tutti gli obiettivi e nel post partita poi l'allenatore Trocini ha annunciato che a fine anno le strade fra il Rende e il Tecnica appunto si divideranno. Ripercussioni anche sulla classifica che andiamo a trattare nel prossimo servizio. Non poteva non scaturire una settimana con stati d'animo diametralmente opposti il derby del San Vito Marullo ha vinto dal Rende per 3-0 sul Cosenza, un risultato che se da un lato è un traguardo storico per la società biancorossa, dall'altro ha spaccato gli equilibri nell'ambiente rossoblu. I playoff sono ad un passo per entrambe le squadre, ma in un campionato come questo è molto importante arrivarci nella maniera giusta, sia da un punto di vista mentale sia per la classifica. Sarà quindi importante chiudere bene il girone di ritorno per riuscire a piazzarsi più in alto possibile. A entrambe manca la vittoria casalinga da tempo. Per il Rende l'occasione di rompere il digiuno arriva già domenica con la formazione di Trocini che affronta l'Andria. E a proposito del tecnico, bisognerà capire se l'addio al Rende, annunciato ufficialmente proprio dopo il derby, genererà delle conseguenze anche su risultati e prestazioni, soprattutto in ottica playoff. Dovrà aspettare invece un'altra settimana il Cosenza per provare a centrare nuovamente la vittoria casalinga, ma intanto sul campo della Virtus Francavilla, oltre a esserci in palio la matematica certezza di disputare i playoff, c'è anche in gioco la credibilità di una squadra agli occhi dei tifosi e dell'ambiente. L'abbiamo detto, chiudiamo con il tennis perché a Reggio Calabria, al Circolo Tennis Rocco Polimeni, si è giocato una tappa del circuito Next Gen Italia, chiaramente. Circuito giovanile che si gioca con nuove regole, quelle appunto dei Next Gen.
Nuove regole e un tennis diverso, certamente proiettato nel futuro, è quello della next gen, ovvero le nuove generazioni che in determinati tornei stanno sperimentando le nuove regole che certamente accorciano i tempi di gioco. Il no-let o ancora il killer point, solo per fare alcuni esempi, non possono non modificare anche l'atteggiamento in campo e le strategie degli atleti, come abbiamo visto lo scorso anno al Master Next Gen di Milano. Ma in Italia esiste anche un circuito giovanile nel quale si gioca con queste nuove regole e una delle tappe è stata a Reggio Calabria, precisamente il circolo tennis Rocco Polimeni. È stato bello per noi maestri cercare di adattarci alle regole nuove, cercando di appunto preparare al meglio i nostri allievi. E i ragazzi all'inizio erano un pochettino titubanti, poi dopo diciamo facendo tanti allenamenti, tanti punti proprio al circolo, allenandosi con queste regole, poi è diventato più naturale e alla fine devo dire che alcuni proprio le preferiscono addirittura. Le partite sicuramente saranno un pochettino più brevi, forse di questa cosa sono più contenti i circoli tennis perché non ci saranno ritardi di ore e ore e forse con questo regolamento possiamo dire che vengono favoriti chi tira di più e forse chi rema è un po' più sfavorito. Queste regole sono particolarmente belle, magari qualcuna non è tanto apprezzata, tipo il net dove si continua a giocare. Secondo me la parte più bella delle regole del next gen è il punto secco sul 40 pari, perché credo che abitui i ragazzi a giocare le situazioni importanti all'interno del game. Quindi secondo me questa è la regola più importante che hanno messo in questo nuovo regolamento della next gen. Ed è tutto per questo appuntamento, grazie a tutti per la cortese attenzione, il Club dello Sport torna venerdì prossimo.